Pirelli ci fossero degli spazi dedicati espressamente all'arte, alla cultura, in modo che i nostri palazzi istituzionali recuperino una tradizione vecchia di secoli, di essere anche luoghi dove il cittadino può gustare delle opere che appartengono al patrimonio pubblico e che sono offerte a tutti per il godimento e per la riflessione. Questa è l'esposizione di tre vie crucis del grandissimo Giorgio Fontana. In particolare questa via crucis bianca è di proprietà di Regione Lombardia, l'abbiamo acquistata nel 2010, è stato un grandissimo investimento per evitarne la dispersione, l'abbiamo affidata al Museo Diocesano, ma in questo periodo è visitabile qui al Palazzo Lombardia. Quando un palazzo di governo si lega al tema dell'arte, vuol dire che sa pensare grande. Questo pensiero grande non può esercitarsi soltanto nelle decisioni politiche, ma deve in qualche modo nutrirsi della cultura e dell'arte.